Bentornati a tutti gli amici di Lei Social e agli amici di Radio Roma Capitale. Siamo sempre qui nel nostro approfondimento dedicato alla medicina, alla chirurgia. Allora mi raccomando, rimanete con noi per carpire dei consigli, dei contatti e ovviamente per saperne molto di più. Noi ci rivolgiamo sempre a degli esperti professionisti. Allora rimanete con noi, andate a condividere anche la nostra pagina Facebook, Live Social, e i nostri contatti, hashtag interviste e storie. A proposito di chirurgia, legata all'ortopedia, allora faccio subito intervenire il nostro ospite di oggi, che è il dottor Andrea Illuminati, appunto medico chirurgo ortopedico. Benvenuto. Salve. Grazie per essere qui e per aver accettato il nostro invito. Gentilissimi, grazie. Allora, dottor Illuminati, cerchiamo di un po' capire la sua figura, di che cosa si occupa in particolare. Sì, io mi occupo principalmente di chirurgia protesica, in particolar modo di chirurgia protesica robotica e computer assistita. Gli interventi ad oggi che ci permette di fare questa tecnologia sono diversi, in particolar modo sono rappresentati da interventi di protesica di ginocchio di primo impianto, quindi protesi monocompartimentali, bicompartimentali e protesica totale, e chirurgia protesica d'anca di primo impianto. Perché è importante la chirurgia robotica in medicina? Diciamo che l'aspetto fondamentale della chirurgia in generale è la possibilità di avere un gesto chirurgico riproducibile, quindi di andare a rendere più possibile, vicino allo zero, la percentuale dell'errore tecnico. Il robot, la chirurgia robotica, ci permette proprio di rendere tutti i gesti chirurgici riproducibili, e questo ai fini delle complicanze, per evitare complicanze, è molto importante. Perché appunto l'operazione riesca quasi al 100%, insomma, veramente esattamente. Zero percentuale di errore, insomma. Però mi scusi la domanda, dove l'ha imparata? Cioè, nel senso, come si fa ad arrivare a questo livello di conoscenza? Sì, diciamo che io ho avuto la possibilità di avvicinarmi, di appassionarmi a quelle che sono le tecnologie applicate all'ortopedia, in particolar modo alla robotica, durante la mia scuola di specializzazione, che ho svolto prima presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli e successivamente presso il Policlinico di Modena, diretto dal professor Catani, che mi ha dato proprio la possibilità di approfondire e seguire, sia da un punto di vista scientifico, congressuale, questo tipo di chirurgia, e poi applicarla a quella che è la normale pratica clinica. Ecco, quindi diciamo, ci sono tutta una serie ovviamente di passaggi, di conoscenze, di studi complicati. Complicati e obbligati. Ovviamente, perché quando si ha a che fare con la tecnologia, anche lì è vero che la tecnologia ci aiuta, ma noi stessi dobbiamo essere... Certo, bisogna saperla usare. È uno strumento nelle mani del chirurgo, ma un chirurgo non la sa usare, rischia comunque di sbagliare. Ci aiuta a sbagliare, ma a sbagliare bene. Esatto. Quindi fondamentale che dietro ci sia un'expertise chirurgica molto ampia. Perfetto. Allora però addentriamoci in quella che poi appunto ce l'ha già anticipata, quelli che sono gli ambiti dove utilizzare questa chirurgia. Come dicevo in precedenza, principalmente ci permette di affrontare gli interventi di chirurgia protesica di ginocchio ed anca. In particolar modo, cosa ci permette di fare? Il sistema robotico ci permette di valutare alcuni parametri che altrimenti con la tecnica tradizionale noi non potremmo valutare. Questi parametri fondamentalmente sono parametri cinematici, rappresentano in particolar modo la lassità dei legamenti, che sono un po' i binari della cinematica del ginocchio. Cosa facciamo noi? In una fase ancora preoperatoria valutiamo questi parametri. In funzione di questi parametri, in fase operatoria, c'è una fase che noi chiamiamo planning intraoperatorio, cioè andiamo a posizionare, ad immaginare il posizionamento protesico nel rispetto di questi parametri per ottenere un ginocchio con una cinematica più fisiologica possibile. Quindi noi andiamo ad impostare, a pianificare la posizione dell'impianto protesico. Successivamente lo stesso braccio robotico ci permette di andare a lavorare sull'osso e creare gli alloggiamenti per le componenti protesiche. Quindi un doppio vantaggio, sia la valutazione di questi parametri cinematici, ma in particolar modo l'esecuzione dei tagli ossei, che ci permettono quindi un posizionamento preciso ed accurato, andando quindi a diminuire il rischio di reintervento per un mal posizionamento protesico. È veramente interessante, ma soprattutto complicato. Insomma, capisco una volta che uno, ovviamente da fuori sembra abbastanza complicato, in realtà poi sono interventi rutinari. Quindi diciamo che anche lì, facendoli tutti i giorni, poi diventa tutto più semplice. E questo, diciamo, l'intervento della chirurgia robotica e col computer assistita, permettendo meno errore e permettendo veramente una precisione al millesimo, ha dei benefici, diciamo a livello dell'operazione del paziente. Sì, assolutamente, in qualche modo. Sì. La nostra forza adesso viene dalla letteratura, che è l'unica cosa che conta fondamentalmente in medicina, la letteratura. La letteratura ad oggi ci dice, soprattutto per le protesi monocompartimentali di ginocchio, che
interventi eseguiti con tecnica robotica hanno un tasso di fallimento, hanno un tasso di reintervento, hanno una soddisfazione del paziente, tutto a favore degli interventi eseguiti con tecnica robotica. E questo noi non possiamo non considerarlo. Altri certo. vantaggi poi ovviamente sono, ovviamente andando a posizionare la protesi ad hoc per il paziente, sono necessari molti meno gesti accessori, ovvero gesti chirurgici accessori. Questo fa sì che il paziente nel post operatorio ha molto meno dolore, ha molta meno necessità di assumere farmaci antidolorifici e ha una ripresa anche più rapida e esatto, quindi diciamo ci sono una serie di benefici, però appunto quello che è importante è torno un attimo indietro pensando a chi effettivamente ha bisogno di protesi di ginocchio, perché io so sempre di persone che in là con gli anni ovviamente hanno un consumo eccessivo ovviamente della cartilagine, cartilagine, ma in questo non solo, il robot, il sistema robotico non è che cambia molto l'indicazione chirurgica, nel senso che l'indicazione chirurgica, se l'intervento fatto con tecnica tradizionale, se l'intervento fatto con tecnica robotica, è la stessa. Quindi il paziente ideale a un intervento chirurgia protesica è sempre lo stesso. Ci deve essere comunque una, certo. una un'artrosi del ginocchio, dell'anca, una vera artrosi, un'artrosi franca. E quindi non è che l'intervento con il sistema robotico in qualche modo ci permette di spingere di più l'indicazione. L'indicazione è sempre la stessa. Ovviamente ad oggi, sì, come diceva lei, si pensa sempre all'ultra settantenne. In realtà oggi è sempre più frequente trovare persone più giovani, magari in esiti di pregressi traumi, pregresse fratture, che necessitano, che arrivano certo. a un momento in cui non hanno più una qualità della vita accettabile e quindi si deve ricorrere all'intervento di chirurgia protesica. Anche per questi, per un paziente giovane che ha delle richieste funzionali molto maggiori rispetto a un paziente di oltre 70 anni, è sempre più importante essere precisi, accurati e dare al paziente un risultato con degli outcome clinici migliori. Migliori, ecco, quindi questo è diciamo la panoramica che ci ha fatto il dottor Illuminati oggi, anche il fatto di non aver, ovviamente tutti questi interventi sono fatti sempre in anestesia totale o locale? Ma quello ovviamente poi dipende dal caso. Comanda l'anestesista, in linea di massima c'è un'anestesia loco-regionale, un'anestesia spinale, quindi con un blocco semplicemente degli arti inferiori. Questo per non spaventare i nostri radioascoltatori, per non far capire che non fa male. Serena. No, vediamo questo male. Robot che ci diciamo che no, si mette sul nostro ginocchio. Potrebbe essere insomma spaventoso, ma in realtà non è. No, anzi è simpatico. Ah, ecco, è simpatico. Bene, dalla sua esperienza ci possiamo fidare. Sì, i pazienti escono sorridendo. Allora a questo punto volevo dare ovviamente il riferimento del dottor Andrea Illuminati, appunto lei esercita all'ospedale San Carlo di Nancy, giusto? Sì. Perfetto, e ovviamente sempre nell'ambito della chirurgia robotica. Esattamente, quindi... siamo uno dei pochi centri nel centro sud Italia ad avere questo sistema robotico e diciamo di questo ne andiamo abbastanza fieri. Beh certo, quindi siete veramente al passo, non solo al passo con i tempi, anche un pochino oltre forse, no? Così dicono, speriamo. Bene, allora volevo anche nominare appunto il numero di telefono, il 334 10 11 327, appunto per chi volesse approfondire, anche una mail dot.illuminati@gmail.com. è stato un piacere conoscere quest'altra diciamo branca appunto della medicina chirurgica, appunto grazie ai robot che in qualche modo ci torneranno utile. Grazie a voi. Grazie molto al dottor Illuminati, grazie a coloro che ci hanno seguito. Mi raccomando, rimanete con noi anche per la prossima intervista.